Sono appena tornato dalla campagna, se volete un video sulla campagna fatemelo sapere, sono venuto qui al magazzino, se volete un video sul magazzino fatemelo sapere per fare una palla con la carta d'alluminio, se volete un video sulla palla fatta con la carta del... Quello che ci servirà per fare una palla d'alluminio è l'alluminio. Questo è un rotolo da 16 metri e andrà accartocciato tutto. Cerchiamo di dargli una forma rotonda già mentre arrotoliamo. Adesso questa palla va martellata per compattarla. Quindi con l'aiuto di un martello passiamo il tempo. E questa operazione sarà più facile per chi è già abituato a martellare. Cerchiamo sempre di tenerla un po' sferica, ma senza tanta precisione, tanto ormai abbiamo scoperto che anche la terra è piatta, quindi di sferico c'è ben poco. Occhio alle dita quando ho usato il martello. Ok, è abbastanza compatta. Siccome è un lavoro abbastanza lungo, dal mio piano inclinato per oggi è tutto. Ciao! Una volta finito di martellare la nostra palla, il risultato sarà più o meno questo. Il prossimo passaggio è la levigatura. Ho letto da qualche parte che serve la smerigliatrice, io non so nemmeno che faccia abbia, quindi userò la carta vetro. Ma per evitare di staccarmi un braccio, userò una macchinetta che mi trovo. Che mi aiuterà e mi faciliterà molto le cose. Adesso dovremmo soltanto farla, ma che capelli ho? Come sono? Sono male? Stanno male? Dopo un paio d'ore le mani sono diventate così, la palla è così, liscia ma opaca. Un giorno dovremmo lucidarla, ma non è questo il giorno. Boh, fatto. Sono passati circa 2 mesi dalla registrazione della parte precedente a questa che state guardando in questo momento e... Andiamo a vedere il risultato. Andava levigata meglio, non avevo la pasta abrasiva, quindi il titolo ho fatto la palla d'alluminio in questa challenge. Alla fine di tutto posso dire di aver fallito questa challenge, però se vi va cimentatevi anche voi con la mirror polish. Mirror polishing Japanese.